Bentornati a tutti ragazzi e benvenuti ai nuovi iscritti. Avventurieri della rete, siamo tornati con un nuovo video riguardante Apex Legends, perché poche ore fa è uscito il nuovo trailer gameplay di Season 10 e insieme adesso anche le patch notes che ci spiegano i principali cambiamenti di World's Edge che vedremo appunto nella prossima stagione di Apex. Dunque, prima di addentrarci in questo video, come al mio solito vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, spuntate la campanellina per restare aggiornati con tutti i miei contenuti. Inoltre vi ricordo che quasi tutte le sere siamo in live su Twitch, quindi passate per un saluto o qualche game insieme. Detto questo, direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e iniziare. Cominciamo guardando quella che era raffineria. La raffineria è stata ora spazzata via da una fessura di lava fusa e sostituita da un punto di interesse molto più grande chiamato Climatizer. L'idea qui è che Hammond ha costruito enormi torri di semina delle nuvole per raffreddare World's Edge e questo nuovo punto di interesse presenta l'attrezzatura necessaria. Dal punto di vista del design, l'intento è quello di attirare più giocatori nella regione settentrionale di World's Edge con un punto di interesse molto più grande di raffineria. Di conseguenza il Climatizer supporta molte più squadre e fornisce loro molto più bottino per cui combattere. Gli interni degli edifici integrano combattimenti ravvicinati, mentre gli esterni offrono combattimenti a distanza a più livelli. Il layout offre molti combattimenti interessanti e stratificati. In tutto il punto di interesse e soprattutto l'elemento dinamico delle gondole in rapido movimento fornisce un'aggiunta divertente a tutto ciò. Il pianeta si è fratturato dal Climatizer fino al frammento est, con un fiume di lava ribollente che collega i due. La differenza principale con la fessura a nord è che non ha il meccanismo di sollevamento aereo ascendente. Invece è attraversabile come tutte le altre aree lava nella mappa e infligge danni al giocatore se viene calpestata. World's Edge riporta parte del gameplay dinamico che una volta veniva offerta, ma questa volta con qualcosa di nuovo. Stanno introducendo gondole mobili in due dei nuovi punti di interesse, ovvero Climatizer e Lava Siphon. Queste gondole mobili forniranno un passaggio sicuro e confinato per te e la tua squadra attraverso la lava minacciosa e i punti di interesse. La fabbrica di smistamento è stata inghiottita da un'enorme dolina e sostituita con un grande punto di interesse chiamato appunto Lava Siphon. Hammond ha costruito una struttura per pompare la lava dalla dolina e mantenere i livelli di lava in tutta World's Edge. Principalmente volevano introdurre una nuova esperienza in questo punto di interesse. Gli obiettivi erano quella di rompere con il tradizionale layout a flusso libero che esisteva a Sorting Factory ed introdurre opportunità per combattimenti caotici e sovrapposti che si distinguessero dagli altri spazi di combattimento esistenti in World's Edge. Il grande edificio del sifone di lava incastonato nella montagna offre molti interessanti combattimenti ravvicinati e introduce anche una nuova entrata e uscita a rotazione aggiuntiva al tunnel dei binari del treno esistenti dietro. Un altro fantastico elemento di Lava Siphon è la gigantesca dolina. Crea un processo decisionale più significativo su atterraggio rotazione in tutto il punto di interesse. La dolina si comporta proprio come la fessura estesa settentrionale di cui abbiamo parlato prima. È anche attraversabile e infligge danni solo quando si attraversa direttamente la lava. Le suddette gondole sono presenti anche in Lava Siphon, ma hanno una percorrenza maggiore rispetto a Climatizer e attraversano un edificio centrale della dolina. Abbiamo visto alcuni fantastici scontri di combattimento nei nostri playtest interni che coinvolgono le gondole nella stazione centrale. Quindi non vediamo l'ora di vedere tutti voi nella community mettere le mani su questo. C'è scritto nelle patch notes. L'ultima attività sismica nella zona ha causato una frana che ha demolito lo scalo ferroviario. Fondamentalmente l'obiettivo dei devs qui è prevenire combattimenti prolungati che in precedenza si svolgevano intorno allo scalo ferroviario, oltre a migliorare il flusso nel tunnel che collega a frammento ovest. Il layout è stato semplificato per dare maggiore chiarezza agli incontri di combattimento e ridurre al minimo il numero di strutture da tenere per le squadre. Quindi non preoccupatevi, Landslide è ancora considerato un punto di interesse sulla mappa e contiene quasi la stessa quantità di bottino di Trainyard, ma è un po' più sparso. Oltre al fatto che da adesso questo nuovo punto di interesse chiamato Landslide non sarà
più un hot zone, quindi la zona calda non verrà mai messa in questo punto di interesse. Con l'aggiornamento di Emergence, la skybox di World's Edge mostrerà un'ora del giorno più luminosa e neutra, con un aspetto complessivamente più freddo. Abbiamo ascoltato il feedback della community e volevamo riportare la vecchia illuminazione della mappa, dandoci una nuova svolta. Stiamo aggiungendo una nuova rotazione al vicolo cieco di Overlook per fornire una nuova opzione per i giocatori di ruotare dentro e fuori dei punti di interesse. Questo è minore, ma pensiamo che sarà apprezzato dalla community, ci fanno sapere. Stiamo anche fornendo una nuova rotazione di collegamento tra Geyser e Overlook. Questa rotazione si dirama dal punto centrale esistente della rotazione del tunnel della caverna e si dirige a nord. Ciò migliorerà il flusso da e verso i punti di interesse settentrionali e offrirà un'altra opzione alle squadre di ruotare attraverso quest'area. Questi ragazzi sono i principali cambiamenti di World's Edge, fatemi sapere cosa ne pensate. Per quanto mi riguarda mi piacciono parecchio, soprattutto il tema di colori più freddo mi piace molto di più rispetto a quello che c'era prima. I cambiamenti sono veramente notevoli e credo che per quanto riguarda la giocabilità di Confini del Mondo, questa mappa resta assolutamente la migliore, piazzandoci decisamente al primo posto per quanto riguarda appunto questo fattore. Fatemi però sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se questi cambiamenti vi piacciono o se magari preferivate la vecchia World's Edge. Noi ragazzi ci vediamo nei commenti, io ancora una volta vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, spuntate la campanellina per restare aggiornati con tutti i miei contenuti. E che dire ragazzi, da Robinson Crusoe Terzo, adesso e solo per adesso, è tutto, un saluto e alla prossima, e mi raccomando, fate i bravi.